Giovedì 1 aprile, domani mattina, i lettori del foglio troveranno un nuovo inserto che è il foglio della moda. Il foglio ha aspettato molti anni prima di scegliere di occuparsi di questo settore e se ne occuperà naturalmente alla foglio, cioè lavorando molto sulla politica, l'economia della moda e la cultura della moda. Come lo fa? Come lo abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di farlo con una formula molto particolare, cioè il racconto della moda attraverso chi la moda la fa, la gestisce, anche la studia, perché per la prima volta, le grandi università italiane e straniere entreranno a far parte di un progetto appunto culturale che vuole anche difenderla e sostenerla, la moda, e lo farà insieme con una serie di associazioni anche che saranno il grande network. Come scrive Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino, nell'editoriale, nel fondo di debutto di questo inserto, la moda non è più lifestyle, è comunità, è community, e questa vuole essere una community. Non abbiamo fotografie di moda, le fotografie di moda si possono trovare quando c'è necessità nelle gallerie online, ma ci sono dei progetti sia fotografici sia soprattutto di illustrazione fatti da bravissimi studenti delle diverse università e anche da giovani artisti, anche in alcuni casi non tanto giovani come Antonio Marras che per questa occasione ha voluto fare quello che ormai si chiama già il politico di Marras. C'è una grande inchiesta, una prima inchiesta importante su quello che sta succedendo a Bruxelles, su questo studio che è stato affidato per bando a una società, un'associazione privata, attorno alla definizione dei tessili sostenibili o meno. E di questa associazione fanno parte soprattutto le aziende del fast fashion, quindi questo per noi, ma in realtà per tutti, anche per il cliente, il consumatore, è un grandissimo problema, soprattutto per quello che potrà venire fuori. Quindi c'è questa battaglia di lobbying in corso. Ci sono anche interviste, c'è un'intervista ad Albert Elbaz perché in questo numero, che come tutti i numeri del Foglio della Moda avrà un approccio monografico, non proprio rigidissimo, ma insomma monografico, questo numero è sulla sostenibilità, quindi anche la sostenibilità etica di se stessi, di rilanciarsi, come nel suo caso dopo molti anni di abbandono di questo sistema che gli piaceva meno. C'è uno studio di McKinsey, insomma ci sono tante altre cose che spero avrete voglia di leggere, ma soprattutto ci saranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, una serie di iniziative online, sia di interviste, sia di incontri, primi che abbiamo lanciato sono i dialoghi sulla bellezza, incontri trasversali, che mettono insieme appunto in questa idea di community mondi diversi che sono la moda, sono appunto l'accademia, sono la ricerca, l'arte e la cultura.